Eccomi di nuovo in cucina. Oggi per voi mi ritorna in mente le ciambelline al vino. Il sapore, più che mi ritorna in mente, questi sono proprio piatti ancora presenti in famiglia da me e in tante famiglie della campagna laziale, perché la ciambellina al vino è il dolce popolare nel centro Italia che secondo me lo vedo sempre sposato ai liquori di casa, al limoncello, ratafia, queste cose semplici che si fanno in casa. E proprio per questo io vi do prima le dosi, che sono semplicissime, le vediamo assieme. Prima cosa, restate assieme a me, non andate via, anche nella semplicità, vediamo se c'è qualche trucchettino che può incuriosirvi. Ciambella al vino, in famiglia da me è la dose a bicchieri, quindi ho preso proprio il bicchiere, quello di casa. Per una volta sconfiniamo con i miei schemi di precisione, di pesare, perché in casa una ciambellina al vino dobbiamo farla velocemente. E allora prendo proprio quelle basi di casa, che sono vino bianco o rosso. Le altre che vedrete oggi le ho fatte col vino bianco, ma ne faccio anche un'altra con il vino rosso. Quindi essenzialmente un liquido, una parte liquida qua. Per noi è questo, un bicchiere di vino. E ricordo sempre che il vino non è vino da cucina, ci sono una marea di sfumature nel vino. Per voi scegliete una varietà di vino e ricordate che oltre al vino potete aggiungere qualche distillato, un cucchiaino di cognac, una grappa particolare, quindi rafforzare il sapore del vino delle vinacce. A questo punto, se fate varianti semini, la più semplice, la più comune è il semino di finocchio, l'anice, è qui che deve andare, in infusione, non potete andare a mettere, cioè un consiglio, non è un imperativo, però se uno mette i semini nella farina non diamo tempo al seme di riprendere acqua, quindi per voi, se volete mettere il semino, lo mettete a bagno nel vino, lasciate lì un quarto d'ora, il seme riprende acqua e sprigiona ancora più aroma. Seconda fase, il famoso olio. In casa, nel centro Italia, difficilmente c'era il burro, quindi l'olio è sempre alla portata, ne abbiamo di grandi oli, l'olio di Casareccio. Olio extravergine d'oliva, ovviamente i fruttati più sono intensi e più ce lo ritroviamo, tanto che ormai non siamo più abituati neanche a percepirlo quel sapore forte di olio, ma oggi la facciamo così. Vado con la dose, ancora una volta, para. Che cosa fa l'acqua? Cosa fa l'olio? Quando noi mettiamo il vino, quindi liquido, reidratiamo la farina. Quando mettiamo l'olio, facciamo diventare friabile. Più aumenta la quantità di grasso, più il prodotto diventa friabile. Esperimento da qui. Se mettete a posto del vino un albume d'uovo, il biscotto si sbriciola. Se volete mettere un tuorlo, è più frolla. Ma queste sono tutte sperimentazioni. Ho fatto un errore, come avreste fatto voi in casa, ma adesso lo correggiamo assieme. Ho sporcato il bicchiere, perché questo bicchiere lo uso anche per fare lo zucchero e la farina. Quindi lo asciugo un attimo. Dovevo pesare prima quelle, ma noi proprio così, live, come siamo abituati a fare, andiamo avanti, comunemente. Adesso arriviamo al momento dei secchi. Qua, uno l'ho fatto di zucchero, quindi vedete che ho fatto? Uno, uno, uno. Adesso, la tradizione, ancora una volta non c'era il lievito chimico, cioè o si facevano i dolci brioche con lievito di birra, con la pasta madre, o non c'era lievitazione, c'era la frolla, le lavorazioni veloci. Visto in tecnologia, se volete farlo, un pizzico di bicarbonato, un pizzico di lievito, le rende un pochino più soffici, ma sempre a discrezione. Ma quando parliamo di un pizzico, è questo. Qual è uno degli errori che si commette quando si mette il lievito o qualunque polvere lievitante? Di metterlo in ultimo e dopo per amalgamarlo ci vuole troppo tempo. Allora, per voi, qua, mescolate bene il lievito subito con lo zucchero. A questo punto, questo lo rende friabile, questo reidrata la farina. Anche qui si sta facendo tanta campagna sul prodotto integrale, biologico. Il commercio, ci sono tanti tipi di farine, potete partire dal raffinato fino ad arrivare a quella più semi-integrale, sapendo che c'è un livello di salute e di valori nutrizionali che cambiano. Unica accortezza, noi la dose mamma, nonna dicono farina quanto basta, quanta ne prende. Allora, per noi facciamo così. Ne metto un pochino adesso e mescolo, perché qua mi ispira un'altra tecnica, quella dei 4/4 di Plum Cake, dove lieviti e secchi fanno due strade differenti. Guardate adesso, ah, quanto è facile fare una ciambellina al vino. Qua è andata, è fatta, pronta. Poi tecnologia, va, metto un guanto e adesso l'ultimo gioco, lo sapete, chi mi segue sa che quando facciamo impasti dolci le farine devono essere deboli e lavorate poco. Io vado così perché già so che servirà. Il gioco è questo,
guardate, faccio reidratare, questo è reidratare, basta, ok. Ultima lavorazione, quella veloce delle mani. Ricordiamo sempre che non è una pizza, è una ciambellina friabile. Qua, lasciata a bagno nell'acqua e nell'olio. Eccola, è fatta la ciambellina. Mi raccomando, la qualità del vino, la qualità delle farine. L'ultima fase, possiamo farla anche sul tagliere. La fate passare tra le mani. Pronta. Vedete come faccio? Passa tra le mie mani, la spingo. Quasi fosse una trafila. Basta, pronta. Yes. Pronto così. Adesso, ultima lavorazione. Lasciate riposare, ma non troppo, visto che avete messo un pochino di lievito. Perché si fa riposare questo tipo di pasta? Perché la farina è un prodotto secco. Anche la farina ha bisogno di assorbire acqua. Ultima fase della lavorazione. Vedete che non faccio più farina. Guardate, facile. Dopo averla fatta riposare, potete anche cospargervi le mani con l'olio direttamente. Basta, ciambellina è già pronta. Fate questo lavoro in casa, tranquillamente. Guardate che bell'impasto. 1-1-1-1. Fate le piccoline, qua è sempre una questione personale. Piccoline, raffinate, medie, grandi. Secondo, questi sono gusti. Così, sottili, tenete un conto di 10 cm, chiudete, anche un po' meno, e così fate una ciambellina piccola. Se volete farla più casareccia, idem. Ricordate che gonfiano un pochino e quindi il buco vi si chiude. Teglia leggermente unta, un lato nello zucchero, guardate un po'. Quindi abbiamo fatto questo lavoro, è andata avanti così. Il forno, che prodotto è? Non possiamo mettere un forno a 200 gradi, anche se le nonne le cuocevano forno a legna, ma quando era già basso. Quindi da 160 a 180 andiamo bene. Tenete conto che lo zucchero che mettete sopra tende a caramellare e quindi a dare anche una colorazione. Per voi, ultimo atto, una volta pronte, forno preriscaldato sempre, il forno non lo caricate, perché una delle abitudini è accendere il forno e mettere il prodotto dentro. Il forno deve essere preriscaldato, quindi per voi è questo, cottura tranquillamente. E con questo, anche nella semplicità, spero di essere stato utile. Mi avvicino a questo tavolo che è sempre ricco dei nostri formaggi, ma perché no, dove formaggi, una ciambellina al vino fatta da noi. Vi aspetto alla prossima puntata di Mi ritorna in mente. Ciao!